sei il figlio che tutti vogliono, perché mai una polemica, mai tutto, eccetera, eccetera. No? Ti sei conquistato numeri bellissimi, anche come presenza, eccetera, eccetera. E vivi un momento abbastanza positivo, no? Non ci fossero altri risultati, non potessi essere non contenti, ma addirittura soddisfattissimo. Però è una stagione purtroppo malinconica, una stagione che si trascina, una stagione di cui non si sa il finale, di cui non si sa il presidente, di cui non si sa la proprietà, e tu sei con un contratto a scadere. Che propositi hai tu? Tu dici è meglio andare via perché qui non so come finirà, oppure aspetti e vedi un po' quello che succede? Sì, io sono contento sempre, come guardo, come vedo tutti i giocatori, sono concentrato al campo, dare massimo tutti i giorni all'allenamento. E quello che è importante, come penso io, come pensiamo noi tutti in spogliatoio, noi ci crediamo fino alla fine, perché usciamo sempre, lavoriamo bene tutti i giorni all'allenamento, cioè, si vede questa voglia. Sono questi 7 punti, ma noi crediamo e io spero ancora che facciamo, che recuperiamo questi punti con Emi. Questo come sentimento di gruppo, ma come emozione tua? Sì, sì, io sono contento con squadra, poi ancora, come avete detto, sono scadenza. Lavoro fino alla fine, poi vediamo qualche proposta, non lo so. Cioè in questo momento dici tu posso aspettare, insomma, non sì, io sono ancora qua, lavoro bene per questo, poi non si sa mai come giocatori, speriamo bene, non lo so. Posso fare un'altra domanda? Certo. Adesso avete 2 partite che si dicono decisive, perché l'Empoli c'ha come Napoli, voi avete 2 squadre, non è che abbiate un curriculum da dire, adesso andiamo lì e diciamo, soffriamo sempre, però ci vogliono 2 prodezze, questo Palermo che cresce, è in grado di realizzare un'operazione del genere? Sì, adesso sono le prossime 2 molto importanti, lo sappiamo, dobbiamo cercare punti. Andare Udinese lo sappiamo tutti che sono in questo momento forti, ma noi dobbiamo andare a giocare per punti, questo è importante. Adesso fino alla fine tutte le partite. Se facciamo questo riusciamo a far bene. Elia e poi Giardina. Ciao Sinisa, volevo chiederti qual è stato all'interno dello spogliatoio l'impatto di Baccaglini e cosa vi ha detto domenica quando l'avete incontrato nello spogliatoio. Sì, abbiamo conosciuto pochi giorni, tutto positivo, è stato con noi, ha parlato che sta con noi, dà una positiva energia con noi, con squadra, e sono pochi giorni, poi abbiamo parlato un po' con lui. Poi da difensore che guida la retroguardia, come è andata con Fulminati e che differenze hai trovato con Posarek? Ma noi giocatori, io vedo come ho io un altro difensore o portieri, noi lavoriamo bene il campo, poi loro è quello che decide mister chi gioca, ma fanno tutti i giorni bene, è Fulli e Pos, quindi decide mister chi gioca. Giardina? Posalez, tu un pochino, avendo anche della vicinanza geografica, l'hai preso un po' sotto la palla. Come l'hai visto, Josip è triste, sconsolato, oppure in qualche modo l'ha preso come una sfida questa panchina? Ma no, io non vedo lui triste, siamo tutti i giorni insieme in allenamento. È bene così, quando lavorano tutti e due sono forti, no? E poi quello che, come ho detto prima, decide mister, sceglie lui chi gioca, chi non gioca. Ma secondo me non ci sono problemi. La prossima partita invece con Udinese, ho detto giustamente, bisogna pensare ai 3 punti. Questo Palermo finora ha fatto sempre meglio in trasferta piuttosto che in casa. È un po' il vostro punto di forza giocare lontano da Palermo, oppure è qualcosa che vi blocca? Io guardo così, è vero che abbiamo fatto tanti punti fuori, ma questo è importante, andare in campo con testa pronta per portare punti a casa. Adesso speriamo o 3 o 1 punto, ma sono importanti molti. Elia? Sì, io voglio tornare un attimo sul discorso del rinnovo, Sinisa, anche perché tu ormai sei qui da diversi anni. Allora ti chiedo, cosa rappresenta ormai per te Palermo e se hai parlato di recente col tuo procuratore, se già magari stanno parlando con la società? Sì, io sono contento, sono tanti anni già qui e
Mi piace, è bellissimo e tutto, poi vediamo cosa parla il procuratore, io lascio tutto sulle mani che lui parla per me. Ma che tu sappia già stanno parlando, hanno avuto dei colloqui oppure no? Ma io con lui non voglio parlare proprio tutti i giorni o così, cosa dicono, perché voglio stare concentrato sempre in campo, poi quello che succede vediamo. Geraci? Non solo presenze sinistra, ma di allenatori ne hai conosciuti tanti a Palermo, insomma, hai fatto una bella raccolta di figurine. Qual è la tua opinione su Diego Lopez? Si vede mister concentrato, si lavora serio tutti i giorni e poi niente, tanti allenatori, ma questa è vita, questo è calcio, questo è sport e poi così. Si arrabbia, non si arrabbia, è un tipo tranquillo, un tipo infuocato, com'è? Tutti si arrabbiano, uno in più, uno in meno, ma lo stesso, ma non tanto, però l'importante è che siamo seri in campo, si lavora serio. La fase difensiva è migliorata, ma le volte si pigliano, ma volte fanno parte. Sì, lavoriamo, tattiche, questo è importante per noi difensori, però non lo so, però secondo me facciamo bene, poi sono queste piccole cose tra di noi giocatori che dipende quando arriva una squadra così forte. Secondo me lavoriamo bene, sempre si può qualcosa migliorare, no? In difesa noi, siamo noi giocatori che andiamo in campo tutti i giorni e lavoriamo queste piccole cose per migliorare per la prossima partita. La rosa? Ciao, in questa stagione hai anche indossato la fascia di capitano, vuoi chiederti l'emozione che ha dato la circostanza e come è nata la politica la scelta di infilare Nesso Rossi la fascia di capitano? È una decisione di Ministero oppure una decisione vostra del gruppo del collettivo? Io prima questo non penso per fascia, poi quando decide Mister sono contento come tutti i giocatori, sappiamo è un onore avere fascia e dare tutta energia per tutta la squadra. Nesoroschi domenica? In settimana? Sì, ha preso pure fascia contro Torino, quindi hanno deciso per la prossima partita. Contro. Altre domande? Giardina? C'è una frase in particolare che Baccaglini gli ha detto in questa settimana quando è venuto a vedere gli allenamenti, qualcosa che ti è rimasto impresso della sua presenza? Ho visto così lui è molto positivo, è sempre un sorriso così e si vede poi i giocatori guardiamo così positivo e speriamo tutto bene. Quello. Altre domande? Certo, con una rete grandi punti di contatto. Sì, perché c'era molto riservato. Pochi giorni c'era per... No, ho capito, ma dico come persona, dico, tu sei molto riservato, molto silenzioso, molto attento, eccetera, magari ieri non ti vabbè. Esplosivo, eh? Sì, è positivo quello che vedo io, poi non lo so, non lo conosco. In una situazione del genere potrebbe essere anche un aiuto in più, un fisico di entusiasmo in più che... Sì, si vede che è positivo, poi c'era quella energia che dà la squadra poi per far bene. Anche perché sono 10 partiti, prendere o lasciare, insomma. Dobbiamo lavorare bene per fare bene, per Palermo, per città, per tutto. Elia? Senti, Sinisa, Salerno ha parlato di risultato ingiusto contro la Roma. Hai rivisto l'episodio del gol di Nestorowski e quanta rabbia fa aver visto un dato gol regolato? Abbiamo visto poi dopo la partita bene che non è toccato palla, poi è arbitro quello, non possiamo dire niente. E non lo so, era vicino, poteva vedere o non ha visto bene, poi mi dispiace perché non lo so alla fine cosa succede, però in partita quando va in vantaggio è meglio per squadra, per tutto, poi mi dispiace perché è successo così, ma è calcio. Ti